l'idea che se guardi il mondo con gli occhi dei più deboli, puoi fare davvero un mondo migliore per tutti. Abbiamo la più bella Costituzione del mondo, la si difende ogni giorno e il 25 aprile si fa festa. Nessuno può star bene da solo, stai bene se anche gli altri stanno un po' bene. Se pochi hanno troppo e troppi hanno poco, l'economia non gira perché l'ingiustizia fa male all'economia. Si vuole un mercato che funzioni, senza monopoli, corporazioni, posizioni di dominio. Ma ci sono beni che non si possono affidare al mercato: la salute, l'istruzione, la sicurezza. Il lavoro non è tutto, ma questo può dirlo solo chi il lavoro ce l'ha. Il lavoro è la dignità di una persona, sempre. E soprattutto quando hai 30 anni e la paura di passare la vita in panchina. Ma chiamare flessibilità una vita precaria è un insulto. E allora un'ora di lavoro precario non può costare meno di un'ora di lavoro stabile. Chi non paga le tasse mette le mani nelle tasche di chi è più povero di lui. Se 100 euro di un operaio, di un pensionato, di un artigiano pagano di più dei 100 euro di uno speculatore, vuol dire che il mondo è capovolto. Davanti ad un problema serio di salute non ci può essere né povero, né ricco, né calabrese, né lombardo, né marocchino. Si fa con quel che si ha, ma si fa per tutti. L'insegnante che insegue un ragazzo per tenerlo a scuola è l'eroe dei nostri tempi. Indebolire la scuola pubblica vuol dire rubare il futuro ai più deboli. La condizione della donna è la misura della civiltà di un paese. Calpestarne la dignità è l'umiliazione di un paese. Dobbiamo lasciare il pianeta meglio di come l'abbiamo trovato, perché non abbiamo il diritto di distruggere quello che non è nostro e l'energia va risparmiata e rinnovata sgombrando la testa da fantapiani nucleari. Il bambino figlio di immigrati che è nato oggi non è immigrato né italiano. Dobbiamo dirgli chi è. Lui è un italiano. C'è un modo per difendere la fede di ciascuno, per garantire le convinzioni di ciascuno, per riconoscere la condizione di ciascuno. Questo modo irrinunciabile si chiama laicità. Chi si ritiene di sinistra, chi si ritiene progressista, deve tenere vivo il sogno di un mondo in pace, senza ovvie violenze, e deve combatterle contro la pena di morte, la tortura, ogni altra sopraffazione fisica o morale ed ogni illegalità. Essere progressisti significa combattere l'aggressività che ci abita dentro, quella del più forte sul più debole, dell'uomo sulla donna, di chi ha il potere su chi non ne ha, e prendere la parte di chi ha meno forza e meno voce. Questa piazza bellissima, questa piazza emozionante, dice al paese che siamo forti, che siamo pronti a combattere per le cose in cui crediamo e siamo pronti a darci il passo per un cammino di cambiamento. Il cambiamento è il messaggio che viene da questa piazza, è questo il messaggio forte. C'è del nuovo davanti, c'è un futuro da afferrare assieme, l'Italia e noi. Grazie, grazie a tutti. Torniamo a casa più forti, più uniti, più determinati, più convinti di noi.